Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo su Dinosaur King. Allora, nello scorso episodio ci siamo trasferiti nella zona asiatica del mondo e a quanto pare siamo stati mandati per investigare su una misteriosa malattia che sta facendo addormentare la gente. I cittadini di questo villaggio pensano ci sia lo zampino dell'Alpha Gang e molto probabilmente lo è. Inoltre, questo ragazzo qui è stato così gentile da dirmi che la nostra trivella che utilizzavamo per gli scavi in Europa non funziona più, non è più utilizzabile qui in Asia, perché purtroppo il terreno è totalmente differente. E cosa ci ha detto? Ci vuole questo materiale che viene chiamato ferro asiatico o metallo asiatico. Lui ci ha detto che stava aspettando che gli consegnassero le risorse esattamente in questo villaggetto, ma purtroppo ha perso i contatti con il fattorino, diciamo. Quindi ci ha chiesto se potevamo andare a investigare noi. E inoltre vi ricordo anche che sembrerebbe che l'Alpha Gang si sia spostata qui a sud. Quindi molto probabilmente anche loro si trovano qui sotto. Quindi non perdiamo altro tempo e dirigiamoci a sud. Attenzione! Oh, chi è lui? Oh, lui è uno dell'Alpha Gang, ragazzi. Per chi ha visto l'anime lo sa. Sono Rod e sono dell'Alpha Gang. Sono qui per vendicare quello che avete fatto a mia sorella, Laura. Ah, sì, beh, se vi ricordate l'abbiamo stracciata in un 1v1. Vediamo cosa sai fare contro uno della tua stessa stazza. Ok, praticamente loro hanno una sorta di radar che gli permette di capire dove si trovano i frammenti di roccia. E gli è stato segnato che ce n'è uno presente in questa zona. Chi lo trova per primo vince. È all'interno della Darkwood Forest, sud delle pianure di Gobi. Ah, ok. Lui era dell'Alpha Gang, Max. Questa potrebbe essere una trappola. Effettivamente Rex ha ragione. Potrebbe essere semplicemente una trappola per trarci in inganno. Chi se ne importa? Comunque, tutto quello che dobbiamo fare è combattere questo Rod. Troviamo questo frammento di roccia prima che lui lo fa. Quindi andiamo a sud. È molto diverso. Ok, figo, figo, figo. Anche la musichetta sembrerebbe essere cambiata, mentre qui abbiamo un cartello. Il villaggio di Gobi si trova a nord di dove sei ora. Quindi ci dobbiamo dirigere a sud. Ancora più a sud. Ok, qui c'è una zona. Oh, ok. Forse abbiamo trovato. Oh, attenzione, primo combattimento. Tarbosauro. Oh, e questo è pure un altro, è un nuovo boss. Tarbosauro, ok. Mandiamo in campo il nostro Lilien Sternus. Ok. È un livello 13, mentre invece Giovanni è solo un livello 2. Ok. Allora, lui proverà a counterare la nostra mossa critica. Quindi, mossa speciale. Quindi lui utilizzerà forbice e noi utilizziamo pugno. Ok, buona così, buona così, buona così. Purtroppo Giovanni è un livello davvero molto basso, lo dobbiamo far levelappare. Mamma mia, ok. Il Tarbosauro comunque dovrebbe essere tipo uno della famiglia del T-Rex. Gli togliamo davvero poca vita. Lui ha detto che proverà la mossa che abbiamo fatto noi. Quindi andiamo di carta. Ok, buona così, buona così. Ah, ragazzi, se vi salto le animazioni è perché tanto sono sempre le stesse, voglio dire, a meno che non sbrocchiamo mosse nuove, è inutile farvele vedere. Ok, non ci ha detto che cosa andrà a fare. Ma spero. Allora, noi adesso abbiamo usato carta. Lui secondo me potrebbe utilizzare. No, scusate, lui ora ha utilizzato pugno. Quindi secondo me lui potrebbe utilizzare carta. Va bene, nel dubbio utilizziamo forbice, vediamo. Oh, anche lui ha usato forbice. Potrebbe one-shotarci. O di sicuro Giovanni rimarrà gravemente ferito. Ok, metà vita, va bene, lo posso accettare. A quanto pare c'è anche un lago. Che se non sbaglio è dove è presente questa trivella. Però in teoria qui dentro sì, c'è la mappa, per forza. Questo posto è abbastanza grandino. Allora, io mi recherei al lago, penso. Quindi andiamo a ovest. C'è una persona qui, proviamo a parlargli. Di chi sta parlando? Sta parlando di una ragazza, penso. Ah, ok, c'è una ragazza che gli piace e lui non ha il coraggio di andare a presentarsi. Ah, ok. Va bene. Cioè, dobbiamo andare ad aiutarlo. Va bene, ok. Ah, va bene, dobbiamo andare ad aiutarlo. Ok, quindi a quanto pare in questo lago non c'è effettivamente nulla. Ok, allora nel mentre sono finito anche in quest'altra battaglia e sono riuscito a uccidere un sauropelta, che è un anchilosauro praticamente, e con Giovanni che ha 38 di vita e dovrebbe level upare tipo di 7 livelli. Da level up, ah, da livello 2 a livello 4.
Dino Swing, abbiamo trovato una nuova carta. Ok, andiamo a settarla. Questa qua è la prima mossa carta che abbiamo. Quindi, hey, tanta roba. Io l'andrei a mettere. Beh, vabbè, sapete già chi le andremo a mettere voi. Sai che non ti vediamo da un bel po' di episodi in partita? Il tuo dinosauro prende il nemico e lo lancia via. Là, cattivissimo. Ok, va bene, ci sta. Ah, e penso ci sia anche una passiva di Giovanni che quando è fuori, quando non sta venendo usato, lui letteralmente si cura. Quindi, hey, è buonissima come cosa. Ma non perdiamo di vista il nostro piano. Appena sconfitto un altro dinosauro e Giovanni ha guadagnato 140 di esperienza. Spero sia levelappato almeno a livello 7. Come, livello 5 basta? Oh, mannaggia. Ci vorrà un po' a farlo levelappare, Giovanni. Sembrerebbe esserci un robot. Dammi tutti i tuoi fossili ora. Ma tipo no? Ah, ok, quindi combattimento. Purtroppo non. Sintaosauro. Purtroppo i dinosauri nostri non sono al massimo delle loro forze, perché vengo da una serie di combattimenti, però proviamoci. Infatti, ok. Allora, la mia solita. Lui penso proverà a. E invece no, ok. Iniziamo bene. Pensavo provasse a counterarmi la mossa speciale, invece no. Va bene, anche Brulo non è messo bene. Lui ora riuserà carta, ma è probabile che ci moriamo. Perché purtroppo Desperate, cioè il colpo disperato ci toglie un po' di vita anche a noi, ma uno di vita, oh, meno male. Lui ora non utilizzerà la sua mossa speciale, ma bensì penso lui proverà a counterare la nostra. Ma sai che secondo me lui usa forbice. Esatto, ok. Meno male, meno male, meno male. Ok, lui ora proverà a battere la nostra mossa speciale. Quindi andiamo di forbice. Let's go, let's go. Con uno di vita ce la stiamo facendo, non vorrei dire. Lui ha due dinosauri, però ricordiamolo. Ok, ucciso. Sciunosauro. Ok, un altro collo lungo. Ok, lui ora userà la nostra mossa speciale. Quindi utilizziamo carta. Ok, buona così, buona così. Ha 866 di vita, molta più vita di noi, ma possiamo comunque farcela. Ok, quindi lui ora non vorrà utilizzare la sua mossa speciale. Ma secondo me utilizzerà. Sapete che secondo me utilizzerà carta? Perché forbice l'ha appena usata. No, scusate. Sì, invece sì. Sì, ok. Andiamo bene, stiamo andando bene. Ok, lui ora penso andrà di forbice. Quindi andiamo di carta, di pugno. E invece no, ok, va bene, ci leviamo tanta vita vicenda, purtroppo noi muoriamo. Peccato, vabbè, entra in campo Ace, che non lo vediamo da un bel po'. Ah, da quanto tempo Ace, da quanto tempo? Ok, quindi lui proverà a battere la nostra mossa. Ok, però secondo me lui. Sapete cosa? Il mio dubbio è che lui ora o proverà, perché lui ora. Ci sono due modi. Ora lui potrebbe star pensando che noi utilizzeremo carta per andare a counterare il pugno, cioè la mossa a pareggio, quindi lui utilizzerà forbice. Oppure lui ha detto la verità, quindi utilizzerà carta. Va bene, il dubbio. Cerchiamo di prendere più danni possibili. E avevo ragione. Ok, meno male, meno male, meno male. E ucciso. Buona così. Ok, 640 di esperienza. Tanta roba, tanta roba. Scusa, ma questa vittoria è mia. Sì. Buona così, ok. Eccoci arrivati. Beh, volevate vedere questa zona. E invece no. La andremo a esplorare nel prossimo episodio. Detto questo, ragazzi, io direi che per questo video è tutto. E noi ci becchiamo in un prossimo video barra episodio. Non lo so. Ciao ciao.